Ciao a tutti ragazzi, oggi mi trovo in bici in un bosco vicino a casa mia e mi sono imbattuto in una cosa abbastanza insolita che non avevo mai visto in vita mia e voglio farvela vedere. Praticamente questo sentiero qui è pieno di questi aculei, ce ne sono tantissimi. Ora ho trovato quello più lungo, guardate quanto è lungo, almeno 30-40 centimetri. Questi qui sono degli aculei di un roditore che si chiama istrice. Non so se voi avete presente cos'è un istrice, perché forse nell'Italia settentrionale non si trova così facilmente. Nel resto d'Italia sì, ed è diffuso anche in Africa. L'istrice è quello che un tempo veniva chiamato porcospino, praticamente è il roditore più grande d'Europa, e ha il corpo ricoperto di questi aculei. Questo qui sembra anche spezzato. Questi aculei sono molto appuntiti e sono ovviamente la sua arma di difesa. Praticamente quando un istrice si trova in pericolo o si sente minacciato da qualcosa, drizza questi aculei sul suo dorso e indietreggia per colpire l'avversario. E da come sono lunghi e come sono appuntiti, capite bene che questa qui è una vera e propria arma. Si infilza facilmente nel corpo dell'avversario e può causare anche gravi ferite. Su internet si trovano anche video di leoni che provano ad attaccare degli istrici, ma non ci riescono perché il corpo ricoperto di queste aculee qui è un pericolo troppo grande anche per un leone, per un predatore così importante. Vedete quanto sono lunghi? Ce ne sono tantissimi e ultimamente in molte zone d'Italia c'è un ripopolamento di questi animali selvatici e si riescono a trovare quindi queste tracce molto più facilmente. Quando quindi vi trovate in un bosco, in un sentiero come questo qui, aguzzate sempre la vista perché si possono fare sempre delle scoperte molto interessanti ed insolite. Alla prossima pillola di scienze.